Nei giorni scorsi è apparsa una notizia su tutti i giornali e su tutto il mainstream, che tende a tranquillizzare e nel contempo, come al solito, ad insultare coloro che vengono definiti complottisti, paranoici, che vedono scie chimiche ovunque. Praticamente Google, come possiamo leggere in questo articolo del Sole 24 Ore, proverà a eliminare le scie di condensazione degli aerei con l'intelligenza artificiale. Mettiamo subito in chiaro che le scie di condensazione sono un fenomeno rarissimo e non sono certamente quelle mostrate in questa fotografia. Queste, come dice il generale Fabio Mini, sono scie rilasciate a bella posta. Sono scie chimiche, sono chemtrails, sono geoingegneria clandestina. Ma entriamo nello specifico e leggiamo che cosa dice l'articolista. È uno degli argomenti più dibattuti in rete, anche grazie alle fantasiose ipotesi dei complottisti. Le scie chimiche, a cavallo tra segreti irrisolti e certezze poco consolidate, potrebbero avere i giorni contati, grazie all'intelligenza artificiale. Una partnership tra Google, BlackRock, Energy di Bill Gates e American Airlines mira a ridurre le scie chimiche visibili a occhio nudo, ossia quelle lasciate dagli aerei conosciute come scie di condensazione. Un report indipendente citata dalla stessa Google afferma che alle scie bianche che spesso si formano con il passaggio di un aereo si deve circa il 35% dell'impatto totale del mercato dell'aviazione sul riscaldamento globale, a parte il fatto che l'articolo è scritto da cani, ma quello che appare evidente è che si cerca di creare ulteriore confusione cercando da un lato di negare ancora l'evidenza, e cioè che i nostri cieli da 20 anni sono rigati, sono oscurati da particolato, da nanoparticolato di vario genere, non andiamo adesso nel dettaglio, e nel contempo continuare a insistere sulla tesi della scia di condensazione. Ora, ho pensato di affrontare questo argomento, per quanto sia trito e ritrito e siano anni che in effetti i media ufficiali e la falsa scienza cercano di oscurare la verità e di spacciare le scie chimiche per scie di condensazione, mettiamo bene in chiaro che le scie di condensazione sono un fenomeno assai raro, tant'è vero che 40 anni fa era quasi impossibile osservare, vedere un aereo che rilasciasse una scia, seppur breve, brevissima, cortissima ed effimera. Praticamente si vedeva la scia e non si distingueva l'aereo da tanto che era alto, e magari si poteva osservare questo fenomeno verso il tramonto, quando le temperature si abbassavano e quando c'erano le condizioni di luce opportune per poter osservare non un aereo, ripeto, ma una piccola scia grande come il nostro mignolo se allunghiamo il braccio e lo estendiamo completamente. Adesso invece noi osserviamo aerei in bella definizione, a occhio nudo si vedono anche di notte, si ode il rumore, quindi sono aerei che sorvolano a quote veramente irrisorie, bassissime ed illegali, che sono proprio le quote che si usano per la inseminazione igroscopica delle nubi basse, cioè quella inseminazione che viene eseguita per impedire la formazione delle nubi e quindi provocare la siccità, abbassare l'umidità atmosferica. Ma se noi andiamo a leggere un nostro articolo pubblicato su Tanker Enemy, il 17 settembre 2014 avevamo segnalato un documento del 1975, badate bene, 1975, redatto dalla FAA e dal NOAA. Questo documento fu distribuito ai piloti degli aerei civili e militari e dimostra che già allora vi era la consapevolezza della rarità delle scie di condensazione e comunque si faceva osservare che era ben chiara la possibilità di evitare la formazione di qualsivoglia scia di condensa
lavorando sul particolato presente nel carburante. Come vedete, questa è una copia del documento, quindi è un documento abbastanza ampio, vedete. Allora, andiamo di nuovo sull'articolo. Qui scrivevamo, proseguiamo però con la lettura della sezione riguardante le contrails e concentriamoci sulla parte fondamentale dello scritto. Qui è scritto in inglese, traduciamo. In estrema sintesi, le cie di condensazione si formano solo se il vapore acqueo aggiunto dai gas incombusti è sufficiente a saturare o sovrasaturare la porzione di atmosfera con la quale vengono a contatto, in aggiunta alla presenza di particolato sufficientemente grande. Inoltre, ed è qui la parte di rilievo, gli autori affermano che recenti, siamo nel 1975, recenti esperimenti hanno evidenziato che per prevenire la formazione di cie di condensazione visibili è sufficiente far sì che il particolato prodotto dai gas incombusti sia molto piccolo, very minute nuclei material. E prosegue. Ciò comporta la formazione di una scia di condensa composta da nuclei di condensazione troppo piccoli affinché la scia possa risultare visibile. Quindi, allora, già nel 1975 era chiaro che era possibilissimo evitare la formazione di scie di condensa lavorando sul particolato presente nel carburante. Ma teniamo conto anche che attualmente i motori turbofan high bypass non possono formare alcun tipo di scia di condensazione perché sono motori molto freddi. Quindi il fenomeno della condensa e quindi della formazione di cristalli di ghiaccio è praticamente impossibile. Non solo, come già specificato prima, gli aerei volano a quote basse, quindi a temperature superiori allo zero e quindi non idonee alla formazione di alcun tipo di scia di condensa. Ma specifichiamo anche un altro elemento importantissimo. Gli aerei, anche laddove non rilascino scie visibili, stanno operando geoingegneria perché bruciano carburanti della NATO additivati con ben 16 metalli di vario genere, neurotossici, igroscopici, e cioè che asciugano l'umidità atmosferica, che producono siccità. E concludiamo che le operazioni cosiddette di geoingegneria clandestina, aka scie chimiche o chemtrails, volte alla desertificazione, alla creazione di siccità, non sono da confondere con le inseminazioni delle nubi atte a procurare nubifragi e che sono operate con altre tecniche, come abbiamo già spiegato in un altro video che vi segnalo in descrizione. Per oggi è tutto, un caro saluto da Rosario Marcianò, Tanker Enemy. Grazie.